Rudere di Via Muzzi, secondo lei, consigliere Luzzi, sarebbero stati spesi dei fondi pubblici per risanare uno stabile di un privato? Non è una mia opinione, è assolutamente quello che è successo, cioè sono stati spesi 143.000 euro di soldi pubblici per rimettere in sicurezza quell'edificio. Sicuramente c'erano delle prescrizioni rilasciate dal dirigente, dagli uffici tecnici del comune dopo il terremoto del 2016, quindi che testimoniavano che quel rudere non aveva assolutamente subito eventi sismici tali da poterlo considerare non in sicurezza, tant'è vero che poi ci furono dei ponteggi, no, che montò la ditta proprietaria e di questo imprenditore che ha il possesso, diciamo, dell'area, sia del terreno che dell'immobile. Dopodiché il comune di Teramo ha deciso di avviare la messa in sicurezza, quindi con i soldi pubblici mettere in sicurezza uno stabile che il privato cittadino, l'imprenditore in questo caso, doveva mettere per, diciamo, sanare la situazione pregressa. Io sulla messa in sicurezza nutro qualche dubbio, nel senso che a parte che c'erano degli uffici comunali che testimoniavano che non aveva subito danni legati al sisma. Mi viene detto oggi che poi nel proseguio ci sono stati, diciamo, degli assestamenti dell'edificio e quindi, diciamo, sono emerse altre, diciamo, difficoltà strutturali. Ben venga, diciamo, la messa in sicurezza, perché chiaramente c'è un problema di passeggiata pubblica sotto quelle vie. Il discorso è che io chiedo come recuperiamo quei 143.000 euro, perché se è vero che il Comune l'ha dovuto anticipare tramite la Protezione Civile, voglio sapere come il Comune adesso li recupera, però. Perché, voglio dire, sono soldi pubblici, se no domani mattina qualsiasi cittadino che ha la propria abitazione di fronte alla strada pubblica decide di non metterla a posto, perché tanto gliela rimettiamo a posto noi come comune.